Stefania. Il governo ha fatto un lavoro veramente molto rigoroso, con numeri precisi che se volete posso anche indicarvi. Si tratta di 100.701 neoassunti, con un potenziamento del 9,8% dell'organico della scuola e con l'assorbimento di tutti i posti vacanti e disponibili. Il concetto che ha molto chiaramente espresso il Presidente prima è quello che le graduatorie di esaurimento finiscono con questo anno, finisce una sciagurata tradizione e si parte con le assunzioni per concorso. I numeri corrispondono esattamente a quello di cui la scuola ha bisogno, questo è l'altro principio fondamentale. Questi 3.000 di cui che il Consiglio di Stato ha messo nelle graduatorie verranno quelli che stabilizzati? Sono il piano assunzionale riguarda naturalmente coloro che sono iscritti al momento dell'attivazione del disegno di legge, quindi se saranno iscritti per ragioni giuridiche ci saranno anch'essi e ovviamente andranno aggiunti. Questi sono calcoli che sono stati fatti fotografando l'esistente di oggi, evidente.